Ciao amici della Vergine, bentrovati per questo oroscopo del mese di luglio. Vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, qui sotto potete attivare la campanella e sarete aggiornati per quanto riguarda i miei video futuri. Mi raccomando, tanti like, tanti commenti di supporto, più mi piace, più video. Vi ricordo che e qui ho messo tutte le informazioni in info box per i miei contatti, rispondo entro le 12 ore, almeno se riesco, io faccio del mio meglio, eseguo consulti di cartomanzia, sono proprio veggente e sensitiva dalla nascita, come dico sempre, non serve comprare un mazzo di carte dal tabaccaio in un negozio esoterico e improvvisarsi veggenti da un'ora dall'oggi al domani. Eseguo anche consulti per quanto riguarda il tema natale, la rivoluzione solare e il movimento dei transiti. Di questo vi consiglio anche di guardare, se sapete, il vostro ascendente, dove si trova la vostra luna, dove si trova il vostro Giove e dove si trova la vostra Venere. E vediamo un po' per questo mese di luglio, cari e perfettini, ma adorabili per me che sono del Cancro, ascendente Pesci, amici della Vergine. Io ho la luna in Vergine, per cui il vostro perfezionismo, pardon, lo riconosco bene, perché avendo la luna tendo a fare le cose precise. Nel senso che in inglese si dice I do my best, I do my very best. Cerco di fare sempre del mio meglio, al massimo possibile. Vi ricordo che è un oroscopo dal carattere generale, per vedere meglio bisogna sempre fare un tema natale. Significa che ciò che io vi dico saranno i transiti attuali in generale, perché ogni tipo di transito dovrebbe essere verificato dal quadro natale. E carissimi amici della Vergine, come vedete io mi scrivo tutto perché, come ho già detto prima, sono una precisina. E anche perché le nozioni che vi devo dire sono tante e quindi devo scrivere, altrimenti ho paura di non ricordarmene. Carissimi amici della Vergine, il vostro pianeta guida Mercurio fino al 19 luglio sarà in marcia retrograda, dopodiché riprende la marcia diretta nel segno zodiacale del Cancro. Adesso andremo a vedere giorno per giorno. Il 1 luglio il Sole sarà in sestile con Urano tra la undicesima e nona casa, dove il Sole sarà anche congiunto con Mercurio retrogrado. Qualcuno vorrà organizzare un viaggio, potrete rincontrare un vostro amico o un'amica all'improvviso, oppure vi potreste rivedere o ritrovare nei social. Dal giorno 3 al 5 luglio, Giove e Plutone retrogradi formeranno una congiunzione tra la vostra quinta casa, la casa delle relazioni amorose e sentimentali, casa anche della creazione, è la casa anche dei figli. Qui possiamo parlare del ritorno della fiamma, di qualche flirt iniziato prima, che poi col tempo avevate abbandonato. Può portare anche una vincita per chi gioca alla lotteria. Il giorno 5 luglio il plenilunio di eclissi lunare nella vostra quinta casa, dove la luna sarà in trigono con Urano e il sole sarà in sestile con Urano. Saranno coinvolte la quinta, la nona e l'undicesima casa. E qui i single potranno conoscere qualcuno, molto probabilmente tramite social o tramite degli amici. Soprattutto questa persona che andrete a conoscere è di un altro paese o addirittura dell'estero. Per chi in coppia inizierà a pensare di allargare la famiglia. Per chi invece ha già figli può essere che si progetti un viaggio insieme, per esempio un viaggio soprattutto culturale. Nello stesso giorno però si formerà la quadratura tra Mercurio retrogrado e Marte, tra la vostra ottava e undicesima casa, e qui non bisogna prendere soldi in prestito. Attenzione con le persone estranee, attenzione al volante, per esempio se sulla strada qualche cafone vi sorpassa dove avevate voi la precedenza,
lasciate correre, anche perché potreste avere delle conseguenze non belle, avere dei conflitti che non servono a niente, fregatevene alla fine. Questo aspetto durerà tutto il mese di luglio, quindi attenzione al volante di nuovo, alla situazione critica con gli amici e attenzione a non concedere prestito, così anche per tutti gli altri segni zodiacali. Dal 6 al 14 luglio il Sole è in trigono con Nettuno tra la vostra undicesima e settima casa. Qui c'è l'opportunità per i single di conoscere una persona nuova. Dovete solamente verificare bene questa conoscenza, perché è molto probabile perché questa persona sia già impegnata, quindi verificate bene ogni informazione. Per chi è in coppia, cercate di non fare errori in questo periodo, non cercate storielle fuori dalla vostra relazione sentimentale, poi c'è il libero arbitrio. Attenzione ai nemici, è molto probabile che ci sia un nemico tra i vostri amici. Il giorno 9 luglio, il giorno del mio compleanno, il giorno 9 luglio il bisestile tra Mercurio retrogrado, la Luna e Urano, tra la vostra settima, nona e undicesima casa. E qui si parla della vita sociale, farete qualche party, qualche weekend o cena con ospiti a casa. E può apparire all'improvviso anche un amico, un'amica che non vedevate da molto tempo. Il 10 luglio la Luna in congiunzione con Nettuno nella vostra settima casa, questo soprattutto per le donne, potrebbe creare dei segreti, per esempio un tradimento o una simpatia, chiamiamola così, al di fuori del rapporto sentimentale. Attenzione massima con l'alcol, il fumo, i medicinali e le sostanze strane. Il giorno 12 luglio la Luna sarà in congiunzione con Marte e la Luna nera Lilith nel vostro ottavo campo, scusate, non taglio niente io, neanche gli errori, perché sono umana. E qui attenzione a non entrare in collisione con altra gente, cercate di tenere il massimo rispetto e garbo anche per non compromettere la vostra salute. Dal 13 al 15 luglio Giove e Plutone retrogradi saranno in opposizione col Sole. Qui si tratta delle vostre opinioni personali e le opinioni anche sociali. Potreste entrare in collisione con la società, con qualche vostro amico. Cercate di evitare luoghi pubblici, per esempio un concerto. Evitate comunque luoghi, evitate la folla, ecco, per così meglio dire, riassumere. Il 20 luglio la luna nuova sarà opposta con Giove, Saturno e Plutone nella vostra undicesima casa e qui ci saranno attività sociali. Anche nei social non cercate risposte al di fuori ma dentro voi stessi. Il 23 luglio Mercurio è in sestile con Urano tra la vostra nona e undicesima casa. Qui si tratta di qualche viaggio, soprattutto in aereo, con i familiari e con i vostri amici. Se viaggiate per aeroporti, attenzione ai bagagli e ai documenti, in questo caso al passaporto. Dal 27 fino al 31 luglio saranno giorni un po' tesi, in primis sarà attivato una Tau quadratura, una figura tesa fra Mercurio, Giove e Plutone e Marte fra la vostra quinta, ottava e undicesima casa. Prestate più attenzione ai vostri figli e ai vostri amici. Cercate di non prestare soldi ai vostri amici, di non entrare in conflitto con i vostri figli, cercate di capirli meglio, cercate proprio di portare molta pazienza in questo periodo. Il giorno 30 luglio ci sarà un altro Tau quadratura tra Venere, la Luna e Nettuno sulla vostra quarta, settima e decima casa. E questo è un aspetto lampo. Cercate di non parlare dell'aspetto economico in coppia e neanche con i vostri soci, partnership, partner professionali. Dal 27 al 31 sarà attiva la quadratura tra il Sole e Urano, e qui mi sa invece che io devo andare a bere un bicchiere d'acqua, vabbè, finisco il video. E la quadratura tra il Sole e Urano tra la dodicesima e nona casa, qui è meglio evitare spostamenti, soprattutto con l'aereo, anche qui.
cercate di spostare un esame in questa giornata, se riuscite ovviamente, oppure se dovrete affrontare un esame, magari universitario, cercate di essere molto intuitivi e trattate con molto garbo, molto rispetto i vostri professori e vedrete che andrà tutto bene. Sarete molto nervosi, questo sì, cercate di lasciar passare via tutto. E per questo mese, cari amici della Vergine, vi voglio fare un regalo, ovvero una domanda che voi vi porrete mentalmente, se volete stoppare il video, tramite il libro degli oracoli. Per chi sa, per chi mi conosce, io leggo tantissimo, tratto molto di finanza, della legge dell'attrazione, in cui recensirò, farò un video a parte anche dove recensirò molti libri, vi consiglierò dei libri molto belli da leggere, che coinvolgono tutti gli aspetti, dal settore lavorativo, sentimentale, eccetera. E anche sono in psicanalisi freudiana da molti anni, vi consiglierò anche dei libri di Freud, perché l'inconscio non si ferma mai. E andiamo alla vostra domanda, pensate pure, io vi darò la risposta, prendo una pagina a caso del libro. E la risposta è: il 10 di cuori ti raccomando di essere paziente e di prestare ascolto. E ve lo mostro anche. Che dire, amici della Vergine, vi auguro tanta salute, tanto denaro, tanta fortuna, ma soprattutto tanto, tanto, tanto amore. Ciao e alla prossima.